Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75. Ero qua che stiravo e adesso faccio un video con le ragazze sulla lavatrice. Mi è venuto in mente che me l'avete chiesto, poi a me mi passano le cose per mente. Mamma mia ragazze, dovete scusarmi, ma certe volte proprio me li dimentico. Segno le cose, ma riesco a dimenticare le cose anche segnate. Dunque, vabbè. Niente, facciamo un video, mi chiedete sempre di parlarvi di come faccio io le lavatrici, come le divido, i capi e queste cose qua. E allora parliamone un pochino. Intanto che stiro, tanto è un argomento che c'entra con quello che sto facendo. Allora, io in bagno ho due ceste, una dove mettiamo le cose colorate e nell'altra mettiamo le cose chiare. Anche Matteo ormai lo fa di sua iniziativa, non c'è più bisogno di dirglielo, va, le divide e basta. Di solito cerco di dividerle ancora, oltre che bianco e colorato, poi io quando vado a fare le lavatrici li divido ancora per colori proprio bianchi bianchi, o se invece c'è il rosino, il giallino, sapete, quelli con i colorini come questo colorino qui, cioè cerco di fare già divise, o se ho qualcosina di rosso, o Matteo anche lui ha delle magliettine rosse, cerco di farle divise così, no? La roba bianca faccio di solito, dipende anche lì, se la vedo molto sporca, come gli asciugamani del bagno, quelle cose lì, le faccio a 60, se no le faccio a 40. Perché? Perché la lavatrice che ho io ha l'igienizzatore, praticamente tu ti fa mezz'ora in più, finita la lavatrice, finito il programma, parte automaticamente e ti fa l'igienizzazione dei vestiti, dunque anche se tu non lavi a 60, te li igienizza, dunque mutandine, calzine, costumi, asciugamani del bidet, gli asciugamani della cucina, vengono tutti igienizzati. Io non vado a igienizzare molto le magliette e i pantaloncini, ma igienizzo queste cose qua, gli asciugamani, le lenzuola, mi trovo veramente bene. Dunque, tante volte devo essere sincera, anche le lenzuola, così io le lavate a 40, anche le calze, le mutandine, dipende da quanto, cioè se vedo che hanno, sono macchiate così, no, ma se vedo che sono decenti, allora le lavo solo a 40, se no faccio il 60. Se hanno tante macchie gli metto anche uno smacchiatore o l'omino, dipende, ma io metto anche lo sgrassatore, lo Chanticleer, perché ti tira via tutte le macchie senza star lì a spendere tanti soldi con quegli smacchiatori che te li spacciano per grandi cose, ma alla fine lo Chanticleer è una cannonata, ti toglie via le macchie della frutta, ti toglie l'unto, le macchie d'olio, ti toglie tantissime macchie, e dunque io uso sempre quello. Poi i colorati invece li faccio sempre a 40, non ho mai fatto di più di 40. Come centrifuga di solito faccio o 1000 o 1200, dipende, questa lavatrice arriva anche a 1600, ma io l'ho usata pochissimo 1600 perché non mi serve che strizzi così tanto. Poi cosa vi devo dire? Fatemi ragionare. Ah, oh, vabbè, bianchi abbiamo candeggina pochissime volte. Ecco, diciamo, gli strofinacci della cucina e gli asciugamani del bagno, quelli bianchi, capita che delle volte, o anche le calzine, quelle tutte bianche, le mutandine tutte bianche, mi è capitato di metterle, a lasciarle un pochettino a bagno nella candeggina, in acqua e candeggina, acqua fredda, non calda, fredda, e lasciarle a bagno, e devo dire che si smacchiano molto bene, si sbiancano, però non devono essere lasciate troppo perché sennò le ingiallisce, anche la candeggina può ingiallire le cose. Io avevo dimenticato la cartiera del Mati e me l'aveva ingiallita. Bon, poi quello, il bianco, vi ho detto, metto, allora per i bianchi uso il detersivo in polvere, Dash, Dixan, quello che è. Invece per i colorati solo liquido, ma perché? Perché i bianchi tendo sempre a fare un lavaggio più lungo, invece i colorati magari cerco di farglielo anche più corto il lavaggio, e mi sembra che non si sciacquano bene come il liquido, per intenderci, per quello che lo preferisco usare sulla roba bianca. Poi
L'ammorbidente lo metto solo nella roba colorata. Io nella roba bianca non metto ammorbidente perché non mi piace prendere gli strofinacci della cucina o anche quello del bidet e sentire l'ammorbidente. Asciugarmi le parti intime con l'ammorbidente non mi piace. Le mutandine che sappiano di ammorbidente non mi piace. E gli asciugamani della cucina assolutamente, perché magari io vado anche tante volte. Ho degli asciugamani che uso sempre per asciugare o l'insalata e mi dà fastidio se dovessi sentire odore di ammorbidente. Penso che capite. Dunque io le cose così non le faccio mai. Le lenzuola anche, a me non mi. Cioè, quelle colorate. Allora, partiamo dal posto che io lenzuola ce le ho tutte colorate, dunque vanno a finire sempre in una lavatrice di roba colorata. E dunque quelle lì io sì che lo metto, l'ammorbidente, però per gli strofinacci della cucina e quelli del bagno, che li preferisco bianchi o con qualche disegnino, allora mi sta bene non mettergli l'ammorbidente lì. Poi d'altro cosa vi devo dire? I reggiseni vado a metterli nella sua retina apposta, ho una retina che si chiude, che si mettono dentro, così non rischio di. Vado sempre a chiudere tutte le cerniere. Se ho delle giacche, se ho, io le chiudo con la cerniera perché sennò rischi di rovinare la lavatrice. Poi, sto pensando, sembra di avervi detto quasi tutto. Ah beh, una volta facevo un sacco di lavatrici, Mamma mia, le calze le lavavo con le calze, le mutande le lavavo con le mutande, gli asciugamani del bagno li dividevo, quelli del bidet li lavavo a parte, quelli per la faccia dall'altra parte. Quelli della cucina li lavavo a parte. No, adesso non è più così. Le ho proprio minimizzate anche le lavatrici perché, gente, siamo sinceri, cioè allora cosa mi serve la lavatrice? Ora le lavo a mano, Faccio prima, Adesso ne faccio molte meno. Allora, lenzuola. Ma se c'è lì una maglietta che può andare dentro con quella roba, io la metto anche con le lenzuola. Non mi interessa, non mi interessa. Perché si chiama la lavatrice, lava. Poi la roba colorata sempre tutta insieme, la roba bianca così, le calze così io le metto tutte adesso insieme con gli asciugamani. Ecco, l'unica cosa magari che divido, cerco di non mettere, cioè i tappeti, quelle cose lì le faccio a parte, faccio una lavatrice a parte. Sono tappeti, i copri divani che ci vanno sui gatti e faccio anche lì un'altra lavatrice. Cerco di dividerle in questo senso, ecco, questo sì. I cuscini, anche, aspettate che mi sia finito il rotolo, vado a prenderlo. Tornata ragazzi, sono andata a prendere la spazzolina perché quella che avevo era finita. E io di queste spazzole, quante le faccio fuori? Una volta sono andata all'IKEA, che mamma mia quanto tempo che non vado all'IKEA, che voglia di andarci. Prometto che se vado vi faccio un video sull'IKEA. Cioè, cavoli, mamma mia, è una vita che non vado. Devo riuscire ad andarci. L'adoro l'IKEA. Comunque ero andata a IKEA, avevo comprato, mi sembra, 20 spazzole e 20 ricariche. Avevo preso due spazzole e 20 ricariche perché sono le migliori quelle dell'IKEA. Hanno più strappi e mi piacciono. Perché tante, per esempio quelle della Mileda, dopo un po' si srotola, si imblocca, si incastra. Quello che gira, la rotellina che gira, si incastra. Mi è già successo più di una volta. Dunque, non le prendo più. Basta, a me mi sembra di avervi detto tutto della lavatrice. In questo momento sto cercando di usare un po' meno l'asciugatrice. Uno, perché in questo periodo non ha. Cioè, adesso se vogliamo sprecare. Si può usare anche sempre l'asciugatrice, ma questo periodo è un peccato veramente, cioè se si riesce d'estate è ben meglio cercare di asciugare le cose. Tutto l'anno no, perché io dall'autunno in avanti io stendere fuori proprio non mi piace, l'odore che prende la roba non si asciuga bene, c'è sempre quell'umidità, però adesso è veramente da pazzi. E niente ragazze, dunque stiro. Cerco di stare attenta come li stendo, tante cose, però io, a me piace anche vedere la roba stirata, dunque
tanti so che non stirano neanche le magliette, queste cose qua, gli asciugamani, però mi piace vederli belli stirati. Cosa devo farci? Sono fatta così, ragazzi. Ormai non posso cambiare. Ho imparato dove sono andata a lavorare e è diventata un'abitudine. Prima non mi faceva questa. Sono diventata così. Anche mia mamma e anche lei ha sempre stirato tutto. Le lenzuola l'aiutavo, le piegavamo, gli dava una passata solo sopra, ma l'ha sempre fatta. E anche la signora dove lavoravo, che aveva il negozio, anche lei stirava tutto. Perfino le mutande, le calze. Allora, io devo essere sincera, le calze no. Però le mutande, una schiacciata col ferro gliela do. Ma non perché sono fissato, sono fuori di testa, perché non sei, ma perché ti dà quella... non lo so, quell'ordine, anche nel... le vedi più ordinate anche loro. È sempre una questione di ordine. Dovete pensare che io sono molto, molto fissata con l'ordine delle cose. Io vedere le cose in ordine mi fa star bene. E buon, ragazzi. Adesso vado avanti a stirare. Se riesco vorrei lavare anche i pavimenti, che così... però devo aspettare che si alzi al mattino, perché non voglio fare... finché dorme lo lascio dormire. E poi vorrei fargli la recensione del libro, perché veramente, cioè, l'ho letto la seconda volta, mi è piaciuto ancora di più della prima. Cioè, è una cosa veramente, ragazzi. E buon, e niente, dovrei anche raccogliermi le prugne dall'albero per fare la marmellata. Vediamo cosa riusciamo a fare, perché stasera devo anche andare a lavorare, dunque le ore sono quelle, o non dormo o se no le ore sono quelle. È tutto qua, ragazzi. Allora, se questo video vi è piaciuto, pollice in su. Se non vi è piaciuto, pollice in giù. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, no? Attivate la campanellina, no? Così vedete bene questo musone. Ciao, ragazzi.